Il Salvalingua. Neologismi, anglicismi, espressioni e termini curiosi. Con Massimo Persotti. Massimo, buongiorno. Buongiorno Francesco, buongiorno a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici del Salvalingua. Le parole contano, hanno un valore, Max. Sì Francesco, assolutamente sì, come sempre. E poi di questi tempi se ne parla, di parole importanti che devono essere riconosciute, di parole che di cui invece si vorrebbe fare a meno. Ma insomma, sono un po' criptico, ma cerchiamo di spiegare bene di cosa si parla insieme al nostro ospite prestigioso che abbiamo in collegamento con noi, che è il professor Claudio Marazzini, presidente dell'Accademia della Crusca. Buongiorno professore, benvenuto. Professore, con lei vorrei parlare di due questioni di grande attualità. Una ha avuto molta eco sugli organi di informazione, nel dibattito pubblico, a torto o a ragione, lo vedremo insieme. L'altra invece ha avuto un po' meno spazio, anche se certamente più rilevante. Allora, per essere più chiari, parliamo delle polemiche sugli anglicismi e sul tema dell'inserimento dell'italiano in Costituzione, che sono due temi che lei ha recentemente trattato in un approfondimento sul sito della Crusca, la nostra regia televisiva sicuramente tra poco lo farà vedere. Ora, professore, se noi andiamo a prendere la Costituzione della Francia, possiamo leggere: lingua ufficiale della Repubblica è il francese. In quella spagnola troviamo: il castigliano è la lingua ufficiale dello Stato. La Costituzione del Portogallo precisa che il compito fondamentale dello Stato è assicurare l'insegnamento, la valorizzazione permanente, difendere l'uso, promuovere la diffusione internazionale della lingua portoghese. La Costituzione italiana invece sull'italiano non dice nulla. E recentemente abbiamo celebrato i 700 anni dalla morte del padre della lingua italiana, Dante Alighieri, che si è di buon auspicio perché, insomma, è stata presentata una proposta per introdurre una modifica in Costituzione, per introdurre appunto la menzione esplicita della lingua italiana. Professore, ma è un fatto questo puramente simbolico, seppur significativo e importante, oppure l'introduzione della lingua italiana in Costituzione ha degli effetti importanti, significativi per la difesa e la promozione della nostra lingua? Beh, è probabile che l'inserimento in Costituzione abbia degli effetti. E la Crusca, tra l'altro l'Accademia della Crusca, già in passato si è dichiarata favorevole a questa introduzione, che può avvenire in diversi modi. Poi naturalmente si può discutere se vada nell'articolo in cui si parla delle minoranze linguistiche, dove si parla della protezione del patrimonio culturale, o dove si parla dei simboli della patria, cioè la bandiera, l'inno nazionale, cose di questo genere, come hanno fatto i francesi. Quello che io ho voluto rilevare però nel mio intervento, che in questo momento è il tema del mese dell'Accademia della Crusca, è che una modifica legislativa e per di più costituzionale porta via molto tempo, e nel frattempo, se chi solleva queste questioni ha interesse davvero ad aggredire il problema, esistono anche tanti altri canali di intervento, perché esiste per esempio una sentenza della Corte Costituzionale che è molto chiara sul problema dell'insegnamento in lingua inglese all'interno dell'università. Esiste la possibilità per i ministeri, prima ancora che si metta in Costituzione italiana o si varino nuove leggi, esiste la possibilità per i funzionari dei ministeri, per i direttori generali, per i ministri stessi, no? Di sollecitare una maggiore attenzione all'eliminazione di anglismi. Quindi a volte bisogna anche stare attenti, perché mirando a un obiettivo che è certamente fondamentale, come un'introduzione in Costituzione di un qualche tema, magari si lasciano da parte e si ignorano tanti interventi possibili e molto più semplici e facili, e di effetto assolutamente immediato. Perché per esempio se si ripulisse, come noi abbiamo suggerito,
il piano della scuola 4.0 da una selva di anglismi in parte risibili, in parte assurdi, in parte incomprensibili, noi abbiamo suggerito di accompagnarli o di tradurlo quel documento o di accompagnarlo con un lessico chiarificatore bilingue addirittura, no? Ecco, se si cominciasse a intervenire così, se i ministeri evitassero di scrivere documenti come quelli, eccetera, eccetera, no? In fondo pensi al booster, chi l'ha introdotto il booster? Non certo Amazon, no? Mm. L'Istituto Superiore di Sanità e il Ministero che ci ha scritto che dovevamo fare il booster invece del richiamo. Ecco. Quindi io ho richiamato l'attenzione su interventi che sembrano di più modesta portata, ma che possono generare dei risultati importanti. Lei ha fatto implicitamente riferimento un po' a polemiche che si sono sollevate nelle scorse settimane, negli scorsi giorni, a proposito di una proposta di legge ordinaria che riguarda, sono 8 articoli sotto il titolo di disposizioni per la tutela e la promozione della lingua italiana e istituzione di un comitato per la tutela, la promozione e la valorizzazione della lingua italiana, su cui si è molto discusso, professore, a proposito di sanzioni pecuniarie previste in alcuni casi, in particolare sull'abuso dell'inglese, che è un tema su cui voi della Crusca, attraverso ad esempio il gruppo Incipit, seguite ormai da moltissimo tempo, discutete, ponete in evidenza, lo ha ricordato anche lei poc'anzi, e anche noi qui nel nostro piccolo, il Salvalingua, più volte ne abbiamo trattato. Ma di queste polemiche, professore, a proposito dell'abuso dell'inglese, sono polemiche un po' pretestuose o hanno del fondamento, secondo lei? Ma dunque, probabilmente ci sarà chi utilizza quello che può essere un fondamento anche per fare una polemica pretestuosa, cioè immagino che dietro ci sia a volte un'ideologia, lo schieramento politico. Certamente una cosa si potrebbe dire, io l'ho scritta anche nel tema del mese, come dico, e nelle pagine della Crusca. Le due proposte, cioè quella di legge ordinaria e quella costituzionale, avrebbero potuto essere meglio coordinate e magari proposte lanciate assieme. Sembra che viaggino ognuna per una strada diversa, in fondo vengono da esponenti del medesimo partito, quindi potrebbero essere in qualche modo coordinate per dare l'idea di una sinergia, ecco, no? di una operazione comune. Dopodiché probabilmente, secondo me, questa è un'opinione personale, perché la polemica sugli aspetti più deboli della legge e senz'altro le sanzioni pecuniarie per i privati sono probabilmente il punto più debole e più delicato e anche che suscita probabilmente maggiori resistenze, no? Ecco, queste polemiche hanno finito di occultare anche degli elementi che sono secondo me di grande interesse, perché per esempio la questione dei contratti che lì è citata, contratti che devono essere in italiano, in fondo credo che sia abbastanza giusto, sarebbe bello discuterne con dei giuristi naturalmente, in un clima di globalizzazione c'è il rischio che arrivi una multinazionale che mette nelle mani dei dipendenti italiani delle clausole soltanto in inglese. È giusto, credo, pretendere che i contratti di lavoro abbiano un testo di riferimento, probabilmente anche il testo autentico, in lingua italiana, no? Non sembra una cosa insensata. Le sanzioni pecuniarie probabilmente hanno attirato l'attenzione, tra l'altro c'è forse un'eccessiva insistenza in quella legge sulle singole parole inglesi, le singole denominazioni in inglese. Specialmente appunto quella dei privati. Ora il problema non è tanto un certo numero di anglismi, il problema molte volte è proprio un'emarginazione della lingua italiana, come quella che io ho denunciato avviene all'interno dell'università, per esempio per le domande di fine appunto. Professore, questo è un aspetto che è molto importante, su cui lei riversa un po' la sua preoccupazione, il fatto cioè che l'uso dell'italiano è spesso impedito nelle domande di finanziamento internazionale, nazionale, anche in sede locale, perché devono essere presentate tutte esclusivamente in inglese, pena la loro nullità.
Quindi è un fattore particolarmente rilevante questo. Punto cruciale, perché una cosa sono singoli algoritmi che possono essere oscuri, ridicoli, grotteschi, oppure giusti, li abbiamo discusso, li abbiamo combattuti, qualche volta li abbiamo accettati. Ma una cosa diversa è la totale emarginazione della lingua italiana. Ora, nelle domande internazionali, i cosiddetti IRC, ERC, si può anche capire che l'italiano non ci sia, insomma può essere alla fine accettato, non è bello, non è piacevole, però si può accettare, ma che questo criterio venga esteso ai fondi di ricerca nazionale e addirittura in molti casi ormai ai fondi di ricerca locali dell'università e indipendentemente dal contenuto disciplinare, cioè voglio dire, posso rivendicare una differenza tra una ricerca di fisica, di economia e di letteratura italiana. No, indiscriminatamente. Ora, io non dico che si deve togliere la domanda in inglese, non lo diciamo, non è questo il punto. Va benissimo la domanda in inglese, ma perché non può essere affiancata da una domanda in italiano, cioè un testo bilingue? Questo è il punto. E quindi non si tratta di dire non voglio l'inglese, mi va benissimo l'inglese, ma perché devo emarginare l'italiano? Questo è il punto, cioè perché devo cacciare via la lingua nazionale? È una follia assoluta, che già in molti casi, a me è capitato anche quando è stato introdotto questo criterio discriminatorio nei confronti dell'italiano, di chiedere ragione al ministro allora in carica, che naturalmente non ha mai risposto. Perché io non riesco a trovare una ragione plausibile per cui non ci possa essere anche il testo italiano. E tra l'altro non esiste una ragione plausibile. Certo, tra l'altro qualcuno dice che è perché agli scienziati fa noia doverlo scrivere perché pensano che tanto non serva a niente. Beh, ai letterati magari fa noia scriverlo in inglese perché pensano che non serva a niente, e quindi facciamo entrambi, umanisti e scienziati delle scienze dure, la fatica di scrivere un testo in due lingue. E tra l'altro, professore, lei citava l'allora ministra a cui ha rivolto una lecita domanda, ma insomma basterebbe, lo spiega nell'articolo, basterebbe anche un atto del ministero competente, quindi il ministero questi sono dei bandi ministeriali, quindi è il ministero che fa quello che vuole, è naturale. Quindi diciamo così che al di là delle nuove proposte sicuramente importanti e su cui riversiamo tutta la nostra attenzione, anzi ci auguriamo che poi possano avere una prosecuzione del loro iter, ci vorrebbe ancora anche un po' di attenzione su quelli che sono gli strumenti ordinari che già abbiamo a disposizione per valorizzare al meglio la nostra lingua, la lingua italiana. Francesco, come sempre, non è stesso ricorso a strumenti straordinari quando invece ci sono strumenti già disponibili e ordinari per poter tutelare al meglio. E anche all'attenzione a alcuni fatti che si svolgono sul nostro naso e sembra che nessuno veda, per esempio tutta la questione dei licei Cambridge, che in cambio di un logo che le scuole mettono nel loro sito si stravolgono programmi, libri di testo, criteri di valutazione. E questo può essere anche una cosa giusta, può anche darsi che i sistemi anglosassoni valgano 10.000 volte di più dei nostri, però che tutto questo venga fatto senza un controllo del ministero, senza una riflessione, ma unicamente per acquistare un logo che ha un valore di marketing, è una cosa che cade incredibile, insomma. Certo. Grazie al professore, molto interessante. Grazie a voi. Molto interessante. Max. Grazie professor Claudio Marazzini. Naturalmente l'Accademia della Scrusca è sempre un grande riferimento per tutti noi amanti della lingua italiana. Grazie Max, buona giornata. Buon italiano a tutti, Francesco. Buon italiano a tutti.